Terra Amara, anticipazione di domenica 7 maggio per una puntata speciale che durerà ben 2 ore. In questa puntata ci troveremo di fronte a due grandi dolori, uno che riguarderà Sagné e Gafur, che dovranno sostenere la piccola Uzun che purtroppo subirà un lutto pazzesco. L'altro sarà di Sabatin, che per una serie di vicende che poi scoprirete continuando a guardare questo video, arriverà a litigare con il giudice Julid. Mentre Ilmaz si accorgerà che Mujigan è diventata un pochettino più accondiscendente e infatti le ha permesso di tenere il bambino, ma però quando scopre che l'ha portato fuori nel giardino lei si arrabbia molto per non averglielo chiesto. Ma lui si giustifica dicendo che lui è il papà, ha visto che era caldo e poteva benissimo portarlo fuori un attimo, visto che il bimbo ora si sente bene. Ma Mojigan si arrabbia molto e continua a rimproverarlo. A questo punto si intromette la zia, dicendogli che è stata lei a consigliarlo di portare fuori, perché ormai il bambino è sano e bisogna fargli vivere la vita normale. Mojigan ribadisce alla zia che lei è un medico e sa benissimo quello che fa. Demir e Unkar stanno parlando e arriva anche Zuleila per chiarirsi con Demir, ma lui non vuole proprio ascoltarla. Lei insiste e gli ripete che si è offerta semplicemente di allattare il bambino di Ilmaz, ma semplicemente perché il piccolo aveva un'esigenza e aveva molto fame e piangeva disperatamente. Ma Ilmaz a questo punto non l'ascolta e le dice che Musica era andata da lui e gli ha raccontato ciò che era successo, ma soprattutto gli ha avvertito di stare molto attento a sua moglie, perché gli ha detto non perde nessuna occasione pur di stare vicino ad Ilmaz. Perciò dice se per caso non continua così dovranno andarsene dalla villa. A questo punto Demir, arrabbiato, le chiede se si rende conto di che posizione l'ha messo, che è proprio una situazione insostenibile. Ma Zuleila risponde che Mojigan è pazza, che nessuno riesce più a controllarla. E in preda alla rabbia si reca da Zuleila, ma Beyshe non le permette di parlarle insieme. E Zuleila le grida di quello che deve fare, cioè che deve smettere di essere gelosa e soprattutto che certe accuse possono di nuovo riaccendere i vecchi astii tra di loro e potrebbero addirittura arrivare a uno scontro a fuoco tra Demir e Ilmaz e che si deve un momentino calmare. Uzun, la piccolina, è triste e chiede di poter andare a trovare sua madre. Gafur, sentendo questa richiesta, è commosso. Si reca da Hunkar e le chiede il permesso di poterla accompagnare. Hunkar, naturalmente, capendo la situazione, le dice senz'altro di andare e ne parla anche con Demir, che a questo punto chiama Gafur, le dà del denaro e le dice di darlo alla donna per tutte le necessità che dovesse avere, in modo da aiutarla. E poi abbraccia la piccolina e le dice di portarla a raccogliere dei fiori per portarli alla mamma. Poi Demir, solo con sua madre, decide di confessargli quello che le è successo, dell'incidente terribile che ha avuto e che l'ha portato a decidere che quello che gli aveva consigliato di fare lei sia la cosa migliore. Perciò dice che ha deciso di lasciare gran parte del suo patrimonio a Leila. Hunkar le chiede: ma come mai questa forte decisione? E lui appunto le dice: ha visto tutta la sua vita sfuggire in un attimo e si è reso conto che Zuleila si sarebbe rimessa immediatamente con Ilmaz qualora lui fosse morto, e a quel punto rivelandogli di essere il padre di Adam. E oltre a quello, dice Ilmaz, avrebbe avuto anche tutti i possedimenti degli Yaman. Quindi ha deciso di fare quello che lei gli aveva suggerito. Quando Gafur e Sani arrivano da Zelis, lei è molto debole e sofferente, ma è anche molto felice di vedere la sua bimba. E mentre parlano, Zelis si sente male. Allora Gafur
Con una scusa prende la bimba e la porta fuori dalla stanza, la allontana dal letto, mentre Sanie cerca di accudire la donna e di starle vicino. Ma lei, piangendo, le dice di curargli la sua bambina, qualora lei non dovesse farcela, e di tenerla con sé. Poi, lentamente, si spegne. Fuori dalla stanza, intanto, la piccolina vuole entrare per salutare sua mamma. Ma Sanie fa capire a Gafur che purtroppo la mamma è deceduta e quindi Sanie si dovrà prendere l'incombenza di dire alla piccolina nella maniera più dolce possibile che la sua mamma è andata in cielo e che è diventata un angelo, che però potrà vederla in ogni cosa che le sta intorno, da un fiore, dal sole, dal cielo, da qualsiasi cosa. Lei, la sua mamma, l'avrà sempre accanto a lei. La sera la piccolina, che va a casa con Sanie e Gafur, recita le preghiere e a questo punto chiede al Signore di proteggere Gafur e Gulten. A questo punto Sanie è molto commossa e cerca anche di nascondere le sue lacrime. Il giorno seguente Demir e Unkar nell'ufficio stanno decidendo come suddividere le proprietà tra Leila e Adnan. Demir però è molto agitato ed è dubbioso per questa cosa e grande decisione che sta prendendo. E le dice anche che se a lui non succedere niente, Zulella non rivelerà mai a Dilmaz la paternità di Adnan. E da grande il piccolo si chiederà perché ha lasciato la maggior parte delle proprietà a sua sorella. Poi però Unkar le dice che più avanti potrebbe benissimo cambiare in ogni momento il suo testamento e quindi questa sua decisione che sta prendendo in questo momento non sarà senz'altro definitiva. Le gendarme si presentano a casa di Atip e informano sia lui che la moglie che un loro dipendente Sair è stato coinvolto in una rissa e perciò deve andare in commissariato per dei controlli. Ma subito dopo Atip lo picchia e gli dice che è un imbecille, che lo stanno cercando per una rissa, ma appena gli chiederanno il confronto delle impronte digitali si accorgeranno che sono le stesse che ci sono sulla pistola che lui ha usato per uccidere Jengavier. E quindi, dice, ti aspettano un bel 25 anni di carcere. A questo punto il dipendente è terrorizzato, anche perché lui ha eseguito degli ordini, e gli chiede di aiutarlo, di cosa può fare per non andare a finire a fare 25 anni in carcere. Atip a quel punto le dice che l'uno consiglio che gli può passare è quello di fuggire, di nascondersi. Ma a questo colloquio ha assistito anche Nazire. Loro non si sono accorti, ma lei ha sentito. Serbin si ruocano all'ufficio del procuratore Julid e le dice che la deve smettere di disturbare la vita di Sabatin, che loro sono sposati e lei sta distruggendo una famiglia. A questo punto il giudice le dice che lei sa che loro sono separati e perciò lei non sta facendo nulla di male. Ma Serbin invece continua a dirle che non sono separati, ma che è semplicemente perché è stata diffamata a causa di Unkar e lui ha preferito allontanarsi da lei per non rovinarsi anche lui la reputazione. Dopo questo colloquio così increscioso, Sabatin parla con Julid e Julid a questo punto le dice che lei non vuole continuare la situazione perché si è sentita in colpa, come se stesse assolutamente rovinando una famiglia. Sabatin, arrabbiatissimo, si reca da Sermin e la intima a non avvicinarsi più a lui, di lasciarlo in pace e soprattutto di non rovinargli la vita. Lei le dice che lei vuole riconquistarlo, che vuole tornare con lui, ma lui assolutamente le dice che se lo può scordare, che lui proprio non la vuole più. E se ne va, sbattendo la porta. E non accettando di certo la sconfitta, si colpisce alla testa con un pesante oggetto, ferendosi.
Prima di andare al circolo per cenare, Demir e Zuleila litigano fortemente e lei lo accusa di averlo obbligata a lasciare solo suo bambino, benché lui stesse male. E lui le ribadisce che comunque ci sono molte persone che possono accudire al bambino e che qualora non stesse bene, sanno benissimo cosa fare, che lui ha un incontro molto importante e perciò gradirebbe che lei non fosse scortese con i suoi ospiti, perché è importante per il futuro della nuova fabbrica. A quel punto Demir le presenta i suoi partner della sua nuova fabbrica e anche le loro mogli. Così finisce qui anche questa puntata e queste anticipazioni di domenica 7 maggio.